Caro Gino, salve, tutto bene? Senti, ho pensato, la farina e grillo, la pizza abbiamo fatto, l'ananas abbiamo fatto, porta due cachi, vogliamo provare un po' di pizza. Vuoi far nascere un'altra polemica? No, vabbè, vogliamo provare, secondo me assaggiamo una pizza con i cachi, visto? Facciamo la tagliamo, ovviamente, l'abbiamo lavato, un po'. Vedi che mi fai fare, vedi? Hai fatta pizza con l'ananas. Come ti è venuto poi? Perché ho pensato, è frutta di stagione, no? Il cavolo, se... Allora, guarnisci, la guarnisci questa fetta. Sì. Vai, Aspetta. Ecco, uno e due. Vai. Vai. Assaggiamo? E vai. Assaggiamo. Come? Ananas e caghe. Ma mi faranno proprio nero, ma sai non è male, cioè, io li adoro poi. Non scherzo, sai che ha un sentore agrodolce che... Ma mo quando la mettiamo sul menù? Ma come prezzo? No, quando la mettiamo? Quando? La settimana prossima. Settimana prossima, sì. Pizza con i cachi. Ma lo devono sapere tutto quando, la vita in diretta, stai giù, tutto quando. Pizza con i cachi. Da quando è buona. Guarda, veramente è buona. È fresca. Ma io ho capito perché tutte queste critiche, perché non ci hai messo il prosciutto crudo. È vero, no, ma non ci ho messo il pomodoro. Lo sbaglio, lo sai, l'ho detto più volte, me ne assumo la responsabilità, e il fatto di averla fatta col pomodoro, quando chi e dove l'ha fatta. Togliendolo, vedi, ma lascia stare il caglio, però acquisto un altro sapore, sicuramente bianca. Ma come ti è venuta questa idea? Mi è venuta perché volevo un po' sfatare un falso pregiudizio proprio dell'ingrediente ananas, capito? Ho detto, ma perché non si può riprovare? Cioè, delle chance vanno date, no? In tante occasioni vanno date un po' a tutti, e volevo dargliela all'ananas. Quindi ho detto, parto ovviamente dal ragionamento di togliere il pomodoro, come più volte ho detto, abbinandoci poi un formaggio fresco affumicato, un formaggio di capra sarda e un formaggio stagionato affumicato del Cilento, e olio extravergine, basilico fresco e niente. È il nostro impasto della tradizione. Questa cosa, al di là della provocazione che sappiamo così, però credetemi, è piaciuta pure a tante persone, nonostante chi c'è e ci saranno persone che diranno mai e poi mai, scandalo totale, e niente. Figurati mo che c'è la pizza che caghi. E figurati mo che cioè, guarda, è eccezionale la pizza che caghi. Cioè l'ananas è buono, ma il caco... Quindi diciamolo mo, così facciamo una chiusura. Quindi con l'ananas per te, per voi, Food Napoli, è un sì o no? Va bene, sì, ragazzi. Sì. E col cachi. Ed è tutto naturale, anche l'incontro di oggi. Niente di prestabilito, precalcolato, niente. Il fruttivendolo viene da te per prendere soldi, perché abbiamo detto che ho messo a nome suo. A nome suo, sì. E poi faremo quella con le ciliegie in estate. Ecco. Ciao. Ciao.